Io vorrei cominciare con così anche una vostra volontà, no? Io ho sentito Claudio Zuliani, mi è parso dopo Napoli-Inter piuttosto. Dove mi hai sentito? No, 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 in generale, penso che, cioè, ho visto, ho letto sulla moviola È venuto a relativa a casa questa tua. È partita. follower, lei è follower, la Martina è follower, fuorigliato. Pareri Ah, è discordanti. No, no, follower. così volevo No, capire beh, mi se sembra tu hai meno follower. superato, perché noi abbiamo in serbo gli episodi clou di quella partita lì, Mi sembra che eh? siano d'accordo tutti, non c'è Basta. niente da dire, no? Ci sono pareri discordanti, tu Sì, dici. leggendo anche i Va? quotidiani, non tutti hanno dato lo stesso Beh, ma i giudizio. quotidiani sono Dai, pilotati, dai, no, no, no. Giovanna. Dai. Io posso dirti, Giovanna, ti dico la verità. Faccio anche i nomi. Io sono stato Perché guardi me? collegato, no, sono stato collegato, dico anche a TMV Radio, Sì? Maracanà, lunedì, quindi Maracanã. l'altro ieri, e insieme a me collegati c'erano Antonio Di Gennaro, Massimo Orlando e Stefano Impallomeni, a cui è stato chiesto Tutti i giocatori. sui due episodi, tutti i giocatori. Sui due episodi in essere, voi vi riandate a sentire la registrazione perché c'è, se andate nell'app TMV Radio, tutti e tre i giocatori hanno dato lo stesso parere. Non sono tifosi di nessuno perché Stefano Impallomeni non è tifoso di niente, Antonio Di Gennaro forse è tifoso del Bari, e Massimo Orlando è tifoso della Fiorentina perché parteggia per la Fiorentina. Tutti e tre hanno detto la stessa Ma identica su tutti e cosa. due gli episodi, sia sul gol Rigore, dicevano rigore per il Napoli fallo. Quello e fallo di evidenzia. Lautaro. Sono tre giocatori, tre ex giocatori che non tifano né il Milan, né la Juve, né l'Inter, né una squadra che potenzialmente può stare e avere dei pareri. Poi, cara Giovanna, quando io parlo di Marotta, elogio Marotta, lo elogio anche perché è bravissimo ad avere a sé tante dinamiche che vanno oltre quelle del calcio giocato. Quindi sappiamo benissimo Mi dove stai vanno. dicendo una cosa molto. No, ma ragazzi, perché non ci siamo accorti? Non si è accorto nessuno, non lo sa nessuno. Le dobbiamo dire Che sottovoce hai le cose. introdotto particolarmente bene perché è uno dei dirigenti più esperti in questo Ma è senso. anche introdotto perché se uno telefona al Papa e fa la videochiamata col Papa, figurati cosa gli può, cosa che fatica farà ad avere tre giornalisti che scrivono un po' e pilotati. Scusa, Beh, non però. c'è problema a dirlo. Qual è il problema? C'è No, sempre no, no, stato, stai. Ragazzi, ma No, c'è no, no. sempre stato, non è che sto scoprendo l'acqua calda. Adesso c'è questo, una volta c'era un altro c'era un altro ancora. Si sa che quando c'era il Milan di Galliani e Berlusconi, le televisioni Mediaset avevano un particolare riguardo nei confronti del Milan, ma lo sappiamo tutti qual è. Cioè, io che sono stato nel calcio per tanti anni e che in quegli anni in cui c'era Berlusconi presidente del Milan vivevo da un'altra parte, c'era questa situazione che era la luce del Quegli sole. unici che si fanno Beh, impallinare comunque, dai propri giornali siamo no, non è. noi. Beh, E aspetta, all'ultima assemblea Scaravino ha detto la domanda di un azionista di più che si serve, che ha detto: ma come? Ma i giornali del gruppo sparano, sono i primi a sparare sulla Juve? Ha detto: è libertà di stampa. insomma, che sparino. Adesso io No, questo ma io sparare non l'ho visto, devo dire la verità. Posto che per me la libertà di stampa è insomma. sacra, ne Diciamo parliamo che la perché mi sono Repubblica non è mai stato tenuta. un giornale che canta le lodi della Juve. Beh, ho capito, però, no, io stavo parlando degli sportivi, Non non ha stavo. giornali nel gruppo sportivi la No, Juve. no, 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 io stavo. Sì, ma non stavo appunto parlando di Quindi, Repubblica, del Corriere della Sera, non io ti ho stavo. detto, l'unica squadra che invece che avere i giornali che tra l'altro sarebbero del gruppo a favore ce li ha contro è la Juve, quindi siamo arrivati al massimo. Quindi arbitri, giornali, critica, giornalisti, tutti Insomma, sarebbero contro. Vabbè, oh. sono dati di fatto oggettivi, non è che. Te l'ho detto che. No, No, ma non ha io su detto sta roba questo, qua non ho però. detto Ecco, niente, no, 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 infatti non l'hai scusate, detto tu, non l'hai io. detto tu, l'ha detto Ecco. Zuliani. No, no, sono due discorsi diversi, No, io paralleli ti ho che lui ha detto, fatto no, scusa convogliare in un un attimo, ti ho unico. detto che No, la Juventus, che come azionista di maggioranza ha anche dei giornali nel Ma gruppo, ragazzi, ha detto per bocca del suo amministratore delegato all'assemblea degli azionisti che è libertà di stampa ha fatto Ma che i suoi ragazzi, giornali però dicano contro. scusate, No, scusate, guarda che quando io parlo di Marotta e elenco le sue virtù, le sue capacità, le sue doti,
questa è una dote, ragazzi, questa è una dote. Lui si è creato un know-how di conoscenze importantissime. Io se vuoi ti dico anche, scusami, io se vuoi ti dico anche che quando Antonio Conte era allenatore dell'Inter, lui chiamò Conte il presidente del Consiglio, che all'epoca era presidente del Consiglio, e chiese a Conte direttamente: allora cosa si fa? Si ferma il calcio o no? Quando c'era il Covid alle porte. Ragazzi, non credo che, scusa, Corvino del Lecce chiami con tutto rispetto per Corvino, chiami Conte o faccia la videochiamata con il Papa. Non è da tutti, ragazzi. Non è da tutti, è una qualità. Certo. Infatti dico, alla Juventus, secondo me, hanno sbagliato a lasciarlo partire. Ben ritrovati. Tiziano, tu che idea ti sei fatto su quello che è successo, la rabbia del Napoli, abbiamo perso per colpa dell'arbitro, Marotta che dice al netto di tutto una vittoria limpida e trasparente? No, c'è stato quell'episodio che avrebbe potuto anche cambiare, però voglio dire, il risultato finale è emblematico. Il Napoli è una squadra che subisce un sacco di gol, ha un potenziale offensivo notevolissimo, però la difesa, non c'è equilibrio quest'anno in questa squadra, quindi di conseguenza forse quell'episodio poteva cambiare il risultato. Comunque il rigore c'era, ci mancherebbe, secondo il mio punto di vista, sia ben chiaro, però c'è una notevole differenza tra le due squadre. Ma questo è un'altra cosa. Fatto che è giustificato, posso fare la mia analisi oppure non sei d'accordo? Posso ribattere alla tua analisi? Ma perché devi ribattere la mia analisi? Ma io dico la mia analisi, che può essere discussa. Ma infatti, però hai detto una cosa diversa dalla sua domanda. Ma non è una cosa diversa. Come ho completato la sua domanda con una mia considerazione personale. Considerazione, il rigore c'era, il risultato poteva essere diverso se concesso quel rigore, però il Napoli ha dimostrato di avere dei grossi problemi. Allora io sono d'accordo con quella detta Tiziano. Secondo me l'Inter, anche con quelle decisioni, avrebbe tranquillamente potuto vincere, perché per me è la squadra più forte, ma non solo del Napoli, in questo momento di tutto il campionato. Ma proprio nettamente più siamo forte. Totalmente d'accordo. Perfetto. Su questo. Però se mi chiedi, come ha chiesto la Giovanna, su quei due episodi, io ho portato l'esempio di tre ex calciatori che hanno detto una cosa a una radio in cui ha detto quello che ho detto io. Ma infatti tutti la pensano così. Te l'ho detto prima cosa hanno detto. Che rigore. Sì, scusa, però non sono tutti rigore, d'accordo. Scusa, che è una posizione. Ma non è che è un'animità. Ma noi stiamo discutendo sugli episodi o sulla partita? Allora, perché? A parte che se guardiamo la partita i dati, perché a me non piacciono, perché sono d'accordo anche io con quello che ha detto Massimo della partita, però se guardiamo i dati, tiri in porta sono pari, tiri totali ce l'ha più il Napoli, possesso palla del Napoli. Sì, quindi se guardi i dati... Vabbè, ma dai, ho capito. Aspetta. Guarda il secondo tempo, ce benissimo. Allora, io ho vinto con Napoli una partita 4-2, non si sono presentati alla premiazione, 4-2. E cosa? Non si sono presentati perché hanno detto che l'arbitro l'aveva condizionata e avevano preso 4 pere. E allora, se loro perdono 3-0, il primo gol è viziato da un fallo e quindi non c'è, e il calcio di rigore non gli viene dato su uno 0-1, sono due episodi clamorosi, tant'è che si sono lamentati. E allora non è che ha meritato, ha giocato bene, è una partita che se era Napoli-Juve non finiva dopo due ore con chi ha giocato bene, chi merita e chi è più forte. Se era Napoli-Juve con il primo gol della Juve con la cintura e un rigore non dato a Osimhen, se era Napoli-Juve questa sera facevamo altre 7 ore di Modiola. Ma come no? Ma non si sono presentati alla premiazione quando hanno preso 4 gol. Dovevano essere in 9 dopo 5 minuti. Come no? Ma De Laurentiis infatti lo ha detto. Ci sono degli episodi. Abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Moderazione, serenità. E ti dico, De Laurentiis non li ha fatti presentare la premiazione alla Supercoppa quando è giocato con la Juve. Sai cosa succede? Che si stanno già lamentando. Strameritato. Per Orsato c'è un poco da lamentarsi, perché l'ultima vittoria allora è con Orsato, secondo gol di Caleone, fuori gioco. Pjanic, il secondo giallo è mancato. Il primo non c'era. Nel 2018. Ma non devi dire a me, lo dico loro. C'è Skriniar che va espulso con i guai che va a rete. Orsato.
Allora, e allora calma. La memoria non deve essere colpa. Calma e gesso. Napoli 2, Juve 0, gol di Calleoli, fuori gioco, arbitro Orsato. Orsato. Allora, Bonfanti, Bonfanti, vengo da te, vengo da te. Perché al di là che qui ci sia una grande unanimità nel dire che il gol, il fallo di Lautaro su Lobotka era evidente, e anche sulla Osimhen, Acerbi su Osimhen, era rigore. Il secondo episodio, quello del rigore, non tutti i moviolisti hanno dato per 100%. Poteva essere fischiato come non fischiato. Non sarebbe stato uno scandalo se l'arbitro, non sarebbe stato richiamato l'arbitro. Ma neanche il fallo è stato visto all'unanimità, se per anche quello. Il fallo forse, neanche quello mi stai dicendo. Intanto li rivediamo. Sul fallo che qualcuno, quello mi sembra più posso evidente. Dire che sul fallo qualcuno non ha dato un occhio. No, hanno guardato tutti il piede di Acerbi sulla caviglia, sul tendine. Tu parli di Acerbi? No, io parlo del fallo. No, dico, il fallo. Non c'è stata unanimità, cioè io ho letto un po' di moviole, ho ascoltato anche sul fallo. Allora, rivediamo con ordine, così me li spieghi. Allora, il primo episodio. Tu chiedi. Sì, secondo te Brambati, secondo te Bonfanti, secondo te Giuliani, secondo te Crudeli? Sì. O ci devi dire, secondo te, noi tutti quattro, e poi ci vieni a dire che questo è quello e quell'altro? Perché io ti ho già detto. Che per te è fallo e per non per me è fallo. Per tre ex giocatori che non hanno nessun tipo di relazione né con Napoli, né con l'Inter, né con la Juve, né con il Milan, perché uno è tifoso della Fiorentina, uno è tifoso del Bari, l'altro potenzialmente tifoso della Roma, perché Stefano Impalomeni è tifoso della Roma. Tutte e tre hanno detto tutte e tre la stessa cosa. Io mi domando, dico, sono tutte e tre che hanno giocato in Serie A? Sono tutte e tre scelte. Hai ragione, però quando Calvarese. Però se senti sport, i moviolisti, dice, chi sono? Calvarese, i moviolisti. Uno è Calvarese. Calvarese ha detto che era fallo. No, mi allora il fallo sì. Sul rigore dice non è uno scandalo né darlo né non darlo. Se l'arbitro l'avesse dato, il VAR non l'avrebbe richiamato. Beh, però anche questa cosa di stare in mezzo. Hai ragione. Allora, questa cosa di stare in mezzo, è fallo o non è fallo? Non è la puoi dare o non lo puoi dare. No, cosa vuol dire? C'è o non c'è? Ha ragione, perché Massa è lo stesso arbitro che due stagioni fa a Torino Inter. Non diede il rigore per il fallo netto di Ranocchia su Belotti, col VAR che diceva palla, e tutto il mondo ha visto che era piede. Quindi se andiamo avanti così, allora tiriamo fuori Juve-Napoli dell'anno scorso, c'è lì anche Massa, ma guarda un po', gol di Di Maria, nato 17 secondi prima da un contrasto Milik-Lobotka, dove Milik prende la palla, tra l'altro, e glielo annullano il gol di Maria, glielo annullano, lo stesso arbitro. Ascolta, c'è anche allora mettiamoci d'accordo c'è però. Anche qualcosa su Monza Juve, mettiamoci d'accordo. Sì, sì, c'è qualcosa su Monza Juve, il gol del Monza è regolare, tra l'altro, non l'ha detto nessuno. E fuori gioco. Ben ritrovati, cresce la febbre per Juventus-Napoli, perché il Napoli si è lamentato dopo la gara con l'Inter, l'arbitro Orsato, hanno già insomma un po' circostanziato. L'ha fermato Massa. L'ha fermato Massa? Com'è l'anno scorso dopo Juve-Napoli non l'ha fermato? L'hanno fermato veramente? Beh, allora, l'Associazione Italiana Arbitri lo ha giustificato. Pare che non, per un po' non arbitri comunque... Pare che abbia avuto una disenteria. Esatto, un po' di un attimo. Cioè, come mai quando arbitrano contro la Juve, arbitrano la domenica dopo e viceversa vengono fermati? Devo capire. Non lo so, però... Scusa, non sapevo di questo. No, ma è ufficiale, Francesco, che sia stato... Francesco, è stato fermato, ma disegnato per qualche partita. Vado a verificarlo. Secondo me hanno detto che dovrebbe comunque, anche se non gli riconoscono gravi errori, però cioè, per capito, questione di... Non gli riconoscono gravi errori. Io ti dico quello che è emerso, però la posizione ufficiale di Rocchi io non credo che sia ancora pervenuta. Diceva Francesco che c'è il dubbio anche, cioè pareri discordanti, che non sono i vostri ovviamente. Io vorrei rivedere il fallo di Lautaro Martinez, perché su questo, come sul fatto che l'Inter abbia dominato quella partita... Non ci sono dubbi. Cioè, c'è qualcuno fallo. Che dice che non è fallo quello di Lautaro? Ricordava anche Francesco. Che ma ragazzi, sono 50 anni che la menano con un cartellino giallo e qui c'è gente che dice che non è fallo. No, però dai. Ma cosa deve fare? Cioè, oltre che affossare stile rugby, tirare cosciate e ancate, cosa deve fare sto giocatore per prendersi un fallo? Ma non l'ho visto però adesso. Allora, rivediamo. Abbiamo tutto il tempo, ecco qua, di rivedere, eccolo. Alla cinturatola perché diceva non era più in possesso, come fa non essere fallo, quindi, ma cosa vuol dire? Beh, fallo, ma è fallo, fallo, punto, dice Tiziano, sorride. Scusa, Tiziano, dice, fallo. No, dimmi, secondo te? Sono totalmente d'accordo con te. Come totalmente.
totalmente. Bonfanti, ma qui qualcuno ha detto no, che forse non era... Ma chi? No, sai cosa ho sentito io? L'Associazione Italiana Arbitri, ti dico che ha detto che il giocatore Lobotka non era più in possesso difendono palla, loro, no. Non aveva più il possesso. Ma prima che ti danno ragione... Vabbè, scusa, io, ma allora facciamo così. Io pongo... No, ma facciamo così. Io voglio andare dietro all'Associazione Italiana Arbitri, no? Che dici tu, no? Che sostengo... L'ho letto, sì. Ah, l'hai letto, quindi se qualcuno l'ha scritto. Vabbè che qualcuno ha scritto anche che il rigore lì di Thuram col Frosinone era solare, però vabbè. Quindi si può scrivere tutto quando si fa le mogliole. Però... qualcuno dice che non è fallo, no? Benissimo, allora, siccome l'arbitro è Massa, ok? Lascia stare Torino-Inter, no? Che è veloce, ma fa parte dello stesso quartetto di arbitri che l'anno scorso ha fatto Juve-Napoli, non 10 anni fa, a maggio dell'anno scorso, qualche mese fa, è la stessa, eh? Quindi stessa visuale sui falli. Siccome Massa in quel Juve-Napoli lì ha giudicato insieme a tutti gli altri arbitri, guardaline, quarto uomo e VAR, che Milik, che tra l'altro prende prima il pallone, fa ripartire il contropiede di Maria, andava fermato e annullato il gol per fallo, come fa qua a dire che non è fallo? Sì, ma ha cambiato idea in questi mesi? Ma c'è anche il discorso, poteva essere richiamato al VAR, un grave ed evidente errore, era comunque in possesso l'azione, era cambiato il possesso. Ma scusa, ma ti ho fatto l'esempio concreto. Ho capito. A Juve-Napoli il VAR, gol di Di Maria, il VAR ritorna indietro 17 secondi e dice su Lobotka, sempre Lobotka, Milik fa fallo. E allora qua doveva tornare indietro perché Lautaro ha fatto fallo. Allora, intanto siamo debitori. Francesco, sei riuscito a capire... No, allora Massa meglio. Non è stato designato almeno in Serie A per quanto riguarda questo turno di campionato. Leggevo per curiosità la moviola della Gazzetta dello Sport, che comunque quotidiano sportivo più letto in Italia. Il titolo è dubbi sull'1-0, dubbi. Ma c'è, e Osimhen non è rigore. Questa è la Gazzetta dello Sport. No? Vediamo. Il motivo è, per quanto riguarda il fallo di Lautaro Lobotka, dice Massa è vicinissimo e lascia correre. Il VAR in questa tipologia di falli non può intervenire. Questo non è vero. Questo non è assolutamente vero, perché tra l'altro comunque il VAR non, diciamo che tendenzialmente non si interviene sui falli, per esempio nella parte alta del corpo, ma qui c'è un fallo di cintura, c'è una cintura e c'è anche un giocatore che cadendo tocca, no non è questo, è l'altro, cadendo tocca il tallone di Lobotka. Lautaro tocca il tallone di Lobotka, fateci caso, la cintura è la cosa più evidente, però nel momento in cui Lobotka prova a correre, Lautaro gli frana addosso e con la sua coscia sinistra tocca il tallone sinistro di Lobotka e quindi ragazzi, di fatto gli frana addosso. In questo caso si dice l'arbitro è vicino e lascia correre, il VAR non può intervenire. In realtà non sarebbe corretto questo tipo di cosa, perché anche perché in questo caso è però posso dire una cosa. Esatto. Posso dire una cosa. Il possesso è lo stesso prego. Comunque in caso di chiaro ed evidente errore, perché fateci caso, guardate il volto di Massa. Si gira, lui non lo vede il fallo. C'è quel frame, se possiamo tornare indietro un attimino. Guardate il volto, guardate l'arbitro. Quello prima, indietro un attimino ancora. Cosa devo dire? Sì, ma sì. Nel momento in cui c'è la cintura, ma il secondo tocco, l'arbitro non lo vede. Ma già metti, guardate. Comunque detto questo, ma già metti la mano lì e fallo. Non puoi tenere uno così. Sì, ma lui si gira. Scusate ragazzi, sennò... Non fa neanche quasi per vederla. Però posso dire una cosa? Io sono convinto di tutto quello che dici tu tecnicamente della partita, ma le partite a volte, anche se c'è una squadra fortissima da un'altra parte, può anche perdere per degli episodi, come può anche vincere per degli episodi, perché gli episodi cambiano le inerzie delle gare. Se tu qui dai fallo, cioè fai il gol Çalhanoğlu, torni indietro, fischi fallo, siamo 0-0 e siamo alla fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo, dai il rigore, va 1-0 il Napoli, sempre che lo segna, ok? Poi può vincere l'Inter 4-1, però metti una gara con un'altra inerzia. Poi la puoi dominare, stradominare, fare 20 gol, segnare, fare... Però le gare sono certo, fatte anche di episodi, ragazzi. Insomma, ma, quindi scusa, quante volte io ho visto squadre più forti perdere con le squadre più deboli? Tiziano, poi vediamo. Entriamo il nel merito anche di un discorso numerico, se vogliamo. Volevo chiedere a Brambati come ho sbagliato, ho detto Brambati, vabbè, un lapsus, metti a ridere. Come spieghi che le quattro sconfitte del Napoli sono arrivate tutte in casa? E fuori è imbattuta.
Sì, no, allora, no, non può essere una coincidenza. No. Mi sembra che, tra l'altro, il Napoli non vince da settembre, no, Francesco, in casa? Sì. Sì, sì. Se non sbaglio. Sì, sì, sì. Quindi ha inanellato una serie di, tra le altre cose, ha sofferto in casa anche addirittura con l'Union Berlino e ha sofferto in casa perdendo anche con Real Madrid. Ci sono dei grandissimi problemi che a mio avviso dovevano essere risolti da Walter Mazzarri, perché credo che siano problemi che arrivano un po' dall'allenatore precedente, ok? Che ha, a mio avviso, fatto sì che il Napoli non difende più come difendeva il Napoli di Spalletti, ma difendeva in modo molto più blando, molto più aperto, e onestamente qua vi va dato atto, secondo me la cessione di Kim ha portato sicuramente degli... ci sono difensori che fanno giocare bene il compagno di reparto. Kim era uno di questi. Chiellini faceva giocare bene Bonucci, perché Chiellini aveva un certo modo di giocare che il compagno vicino diventava più forte. Tant'è vero che Bonucci senza Chiellini, sì, l'abbiamo visto. Okay? Ok. Quindi ci sono, credo che il Napoli con tutte queste situazioni abbia poi a mio avviso, attenzione, questo problema accentuato, perché in casa lascia i 40 metri liberi e gioca per fare la partita. Certo, e quindi peggiora la situazione, una situazione già compromessa. Andiamo in pubblicità, torniamo, poi chiudiamo l'argomento e ci concentriamo su questo Inter-Juve a distanza, il secondo episodio, perché qui Francesco c'è veramente la grande spaccatura degli addetti ai lavori, vero? Certo, sì sì. E anche Francesco per alcune moviole e tanti addetti ai lavori, ecco, insomma, sì, cioè perché, il contatto tra acerbi. In questi casi si dice sempre è troppo poco per fischiare, perché ormai è passato il concetto del cosiddetto rigorino, no? Per cui, però vabbè, qui è chiaro che lo si vede il fallo di acerbi su Osimhen, cioè gli tocca comunque il polpaccio, il tendine e lo sbilancia, tant'è vero che poi i due giocatori faticano a mantenere entrambi l'equilibrio per questo tocco. Sicuramente la fase di possesso è di Osimhen, che tocca prima il pallone. Infatti. Io credo che in questo caso basti veramente poco per perdere l'equilibrio, cioè no, se sta facendo un movimento a rientrare col pallone e lo tocca... Posso dire una cosa? È rigore. Vai Tiziano. E lo prende col ginocchio sulla gamba, bravo. E poi col piede sul piede. Non è, perché tutti sono andati a guardare il tocco, ma il fallo non è tanto il piede, perché qui non si vede, è la coscia di Acerbi, che è alto 1,90 e pesa 90 kg, e gli dà una mezza anchiata, e in questo momento in possesso di palla c'è Osimhen, non c'è, lui è dietro, sì. E quindi questo è... Ma io sai che ecco, scusa, questo però qua mi la prendo di più col VAR, perché l'arbitro può magari... Dove era posizionato l'arbitro, Francesco? Poi arrivo, Claudio. Cioè era una posizione buona? No, non era buonissima, tant'è vero che fa un movimento ad abbassarsi. Cioè lui si abbassa, dal retroporta lo si vede abbastanza bene. Non so se noi nelle nostre immagini l'abbiamo, la posizione dell'arbitro. L'arbitro guarda chiaramente la palla e quindi guarda Osimhen. Però a un certo punto si vede che lui si abbassa come... A cercare di guardare, di vedere tra le maglie dei giocatori, perché evidentemente non ha una visuale. Qui la visuale è sicuramente buona. Poi ho visto un'immagine in cui lui cerca proprio con lo sguardo, si abbassa a cercare di trovare la coppia. Ma sai che l'arbitro lo veda o non lo veda? Ma certo, esatto, ma il discorso è che secondo qui. Me sennò spesso e volentieri fare. Si dice: ma piuttosto chiamalo. Poi per l'arbitro che l'ha visto, lo giudica non particolarmente intenso, continuerà a pensarla come la pensava inizialmente, non dando il rigore, ma vale questo, vale il discorso anche precedentemente di Lautaro. Ma se tu non lo chiami, all'ennesimo replay lasci il dubbio di una cosa che non è stata valutata in maniera corretta. Poi, siccome ormai abbiamo anche questo fantastico programma di cabaret alla fine della giornata, dove ci fanno sentire l'audio, no? Perché io lo guardo tutte le volte ed è diventato un programma veramente di cabaret.
perché da lì capisci che tutte le cose che poi ti scrivono i moviolisti non corrispondono alla realtà, perché hanno scritto non può intervenire il VAR, a parte che ti ho appena fatto il caso, ma ti tiro fuori 10 partite in cui con lo stesso episodio il VAR è intervenuto. Perché ma poi non è vero, perché dall'audio che ci fanno sentire dal VAR ogni fine giornata di campionato si evince che tutti gli episodi in cui c'è un gol il VAR, anche se poi interviene, perché ci fanno sentire, certo, l'audio della discussione. Certo, è diverso dire non chiama l'arbitro, ma il VAR interviene perché la vivisezione. Il VAR in questo caso qua per due volte doveva dirgli all'arbitro: ascolta, guarda che noi abbiamo visto così, vieni e guardalo, poi se vuoi mantenere la tua decisione del campo mantieni la tua decisione del campo. Ma il VAR non lo fa intervenire al monito in nessuna delle due circostanze. Io mi ricordo benissimo, visto che continuiamo sul derby d'Italia, beh, a parte il fatto il VAR del derby d'Italia del fallo su Chiesa, che visto visto due secondi, quindi casualmente lì il VAR in due secondi dice visto e manco lo guarda. Ma detto questo... No, l'ha cioè, visto però, Due secondi, velocissimamente, come scrive la Gazzetta dello Sport, velocissimamente. Chi se ne frega, tanto c'è un fallo su Chiesa da cui nasce il pareggio dell'Inter. Però sul fallo di Chiesa mi permetto di dissentire. No, ma tu puoi dissentire, ma loro hanno nell'immagine VAR che dura 17 secondi, la visizione dell'azione fallosa è visto. Allora guardiamo fuori gioco. Cioè, visto, c'è, un secondo visto. Non c'è tocco in faccia. Ma c'è fallo? No, non c'è fallo. Ma come no? Ma c'è fallo. A parte che nelle immagini che fanno vedere dal VAR c'è la mano davanti alla faccia, quindi ti fermi e mi fai vedere un po' di immagini. Punto numero uno. Punto numero due, c'è il fallo. E non c'entra niente il discorso della faccia, perché io ti ho appena citato Juve Napoli dell'anno scorso, dove non c'è nessun tocco in faccia, il VAR interviene e fa annullare il gol Claudio, di Maria. Ma tu non puoi prendere un precedente, perché si sa che qui cambiano, non c'è una allora linea basta. No, allora se cambia in continuazione la ripartita non ha più senso il VAR. Giuliani, se non colpisce il volto, è la morte del VAR. Punto. Ma non è vero! Ma perché no? Ma ti cito centinaia di partite, cioè, non c'è il volto, il VAR interviene! Ma no, ma se tu ma non tieni è vero. La posizione... Allora, vuoi rimanere sul rigore di Osimhen? Sì. C'è Juventus-Inter con Allegri che se vince a Pasqua quella partita, partita dove l'Inter ha visto la palla al calcio d'inizio, al gol e al rigore, dominata dalla Juve, per tutto il mondo della critica, la partita più bella giocata da quella Juve disastrosa, la Juve la perde 1-0, non c'è il rigore dato a Zaccaria De Bastoni e nella stessa partita c'è Morata che tira un leggero struscio in area di rigore, interviene il VAR e gli dà rigore. Qua, oltre allo struscio, c'è pure la botta della lanca, il VAR non interviene. Allora, ma siamo quindi stiamo parlando degli stessi campionati, Claudio, dello stesso VAR, degli stessi arbitri. Io posso, c'è anche un episodio che riguarda Monza Juve prima, però vi voglio fare questa domanda. Diccelo. E io l'ho detta dal primo giorno in cui è stato introdotto il VAR. Non è che se in campo c'è Massa, arbitro internazionale che ha scavalcato anche doveri, ormai va a braccetto con Orsato come il migliore del mondo, uno dei migliori del mondo, e al VAR c'è un arbitro oggettivamente di fama minore, quello che al VAR ci pensa tre volte prima di richiamare, perché se tu lo richiami vuol dire che gli dici che ha sbagliato. C'è questo tipo di sudditanza, Tiziano, Massimo? Può succedere, può capitare in alcune situazioni? Sì. Sono esseri umani anche loro? Cosa ha detto Brambati? Sì. Allora dico sì anch'io. Però secondo me è un controsenso. No, non sarebbe giusto, non è giusto. No, ma però... è un controsenso professionale. Eh beh. Cioè, sarà così. No, sarà anche così, però dico, cioè, se io sono al VAR... Cioè, perché devo prendermi la sospensione io al VAR per non aver chiamato uno che è più grande di me, tra virgolette, gerarchicamente? Cioè, io ti chiamo, perché almeno mi... Cioè, è proprio... È una roba che questa che... Cioè, il richiamo sembra quasi che non sia un aiuto. Il richiamo, cioè, non è io ti chiamo, non è una correzione, bravo, non è un aiuto. Passa questo. Ma in realtà... Cioè, e io continuo a sottolineare che gli arbitri, secondo me, si sono imbrocchiti perché... Può perché essere questo... Sanno... Cioè, di avere, diciamo così, è come quando fai le parole crociate, però, no? Massimo, che c'hai la soluzione alla fine della pagina. Però Massimo, questa è la stessa cosa. È vero, però allora dovrebbero chiamare, cioè se poi non lo chiamano, cioè tu dici l'arbitro si fida molto del VAR, certo, perché sa, certo, che è il paracadute, certo. E allora se è questo paracadute, che il paracadute però io sono si d'accordo aprisse con Giovanna quando dice l'arbitro di livello inferiore, di struttura inferiore messo al VAR, forse si intimidisce a chiamare però l'arbitrone. L'arbitro inferiore, nel momento in cui prende una topica clamorosa, ci va di mezzo lui. Ah, quello sì. Perché quello ci va di mezzo l'arbitro. Di massa, eh. Noi però adesso stiamo parlando di Massa, non di Maria. Cioè, in questo senso, anche se ti dico la verità, Pilato, anche se ti dico la verità, ma scusate, ma qui
per vedere queste robe ci voleva il VAR. No, veramente. Cioè, allora ci vuole il VAR per qualsiasi però, cosa. Ammesso, queste però, sono due detto situazioni. Che può diciamo che può capitare. Se c'è una buona posizione, no? Le vedi. Hai ragione, però hai visto nel fallo di Lautaro. Si è girato, quindi lui non lo vede, no? È proprio in quel caso che il VAR deve dargli una mano. No, per dire, ma l'hai visto quello che è successo? Esatto. Cioè, vallo a vedere. Cioè, secondo me il vallo a vedere non è una diminuzione, non è un rimprovero, non è un sei stato cioè, anche perché Claudio diceva, parlava di Open VAR. A me piace molto ascoltare i dialoghi tra il VAR e devo dire che sono dialoghi che io trovo sempre molto costruttivi perché noto sempre una grande freddezza in chi sta lì, perché non è facile, cioè mettiamoci anche nei loro panni, però io sento sempre dei dialoghi molto pacati come toni, cioè senti in campo l'arbitro che deve alzare la voce con i giocatori che gli fanno un mucchio selvaggio, ma da Lissone senti sempre dei dialoghi molto tranquilli anche nei toni, molto tendenti al calmare l'arbitro, no? Dopodiché gli dicono guarda ti consiglio non field review perché potrebbe esserci questo tipo di tipologia. Secondo me se nel caso di Napoli-Inter lo avessero chiamato, intanto mi viene da dire egoisticamente tu VAR ti eviti un problema, perché tu hai notato sta roba qua, c'è una cosa un po' sospetta, chiamalo. Allora, no? Io sono d'accordo con te, credo che poi l'arbitro la viva come una seccatura quella di essere ripreso su una decisione, e quindi si scatena questo VAR, meccanismo. Cercano molto di collaborare, non c'è una guerra interna di ruolo. No, ma non dico guerra, dico una guerra tra virgolette, nel senso, capito, che il VAR vuole essere più importante. Si intimidisce il VAR meno l'arbitro meno esperto nel richiamare quell'esperto. È che secondo me, purtroppo, ti ripeto, siccome lo stesso VAR e gli stessi arbitri a partite diverse, a giornate diverse, sullo stesso episodio prendono decisioni diverse, è la morte del VAR, non ha più senso. Tiziano, non ha più senso il VAR, cioè arriviamo a questo discorso io estremo. Io sono pur ammettendo i diversi errori che commette, sono un acceso sostenitore del VAR, perché ha ridotto il numero degli errori arbitrari. Ci sono lo stesso gli errori dell'arbitro e gli errori del VAR, per l'amor del cielo. Ma nessuno meno. È perfetto, però in qualche maniera ha contribuito a ridurre il numero degli errori. Il direttore Luciano Maggio, come stai? Buonasera, ma non dico buon Natale, lo dico alla fine però. Hai ragione, basta, ne abbiamo detti troppi di buon Natale. Volevo sapere che cosa ne pensassi, perché sei arrivato nel caldo di un discorso che adesso vogliamo chiudere, no? Quindi chi meglio di te può concluderlo, la moviola di Napoli-Inter, il rigore non dato al Napoli, il presunto fallo di Acerbi su Osimhen e il gol non annullato all'Inter per il presunto fallo di Lautaro su Lobotka. Presunti o c'erano tutti? Allora, prima di tutto mi dovete far vedere dove è venuto il fallo di Lautaro. Ecco. Questo è già importante la cosa. Stiamo poi dopo la premessa d'obbligo è che se praticamente va in vantaggio una squadra di calcio cambia l'inerzia della partita, su questo non c'è dubbio, per cui se il Napoli fosse andato in vantaggio di un gol sul rigore per 1-0 ovviamente poteva cambiare la partita, è come se il Napoli avesse segnato sulla traversa di Politano, la stessa cosa. Però guardate, io siccome non ho seguito molto la vostra discussione adesso, io dico una cosa. Ho visto una partita in cui l'Inter, specialmente nel secondo tempo, ha stradominato mettendo in evidenza centrocampo, attacco, mettendo in evidenza tutto quello che era da mettere e meritando ampiamente la partita. Forse il 3-0 era troppo esagerato, ma la vittoria dell'Inter non era in discussione. Allora, la cosa che a me non è piaciuta è l'invio di Meluso alla Domenica Sportiva oppure a Sky, io non so dove è andato perché non ho visto neppure quello, è lamentarsi di quello che era successo. Io adesso, siccome non ricordo bene dove era il fallo di Lautaro, che praticamente è stato quello che poteva far annullare il gol, sì. Effettivamente quel gol lì, il fallo c'era. Su questo non c'è dubbio, però dove è stato fatto questo fallo? Me lo fate vedere per cortesia? È qua, a metà campo, ecco, più o meno a metà campo, sì. Allora tenete presente, sì,
che questi falli qui vanno fischiati perché sono falli. Ma se non succedeva il gol di Çalhanoğlu, nessuno parlava di quel fallo, attenzione. Quindi sono più o meno le scuse che si trovano, che sono anche plausibili, perché chiaramente se andiamo a vedere il fallo che ha fatto Lautaro non ci sono dubbi che doveva essere fischiato, ma hanno reclamato dopo che è venuto fuori il gol di Çalhanoğlu. E questo qui mi lascia qualche dubbio. Poi dopo il fatto di aver inviato Melluso a Sky a fare quelle dichiarazioni, io devo dire che non ho trovato non mi è piaciuto affatto, anche perché prima di tutto si doveva presentare come ha fatto sempre De Laurentiis in prima persona, lui doveva essere l'uomo che andava al microfono a dire queste cose, invece ha mandato il povero Melluso che praticamente ha cercato di barcamenarsi sulla faccenda. Io non vorrei che praticamente fosse un condizionamento per la prossima partita, e vi spiego il perché. Perché se andiamo a cercare praticamente tutto quello che succede, troviamo Mourinho che prima della partita addirittura dice che non ha fiducia nell'arbitro, non ha fiducia nel VAR dove c'è Di Bello, e addirittura dice che Berardi praticamente è uno che fa fare gialli e doppio gialli, il che praticamente è un condizionamento vero e proprio di chi va in campo. Su questo non c'è dubbio, e attenzione, è così che è nato Calciopoli, perché le bugie ripetute poi dopo diventano verità, e questo praticamente sta a dimostrare quello che sostanzialmente è avvenuto, perché in campo io dico la Roma ha vinto sicuramente in maniera direi lampante, su questo non c'è dubbio, magari faticando, però il problema di fare quelle dichiarazioni è fuori posto. Ora, se il Melluso è stato mandato per fare queste dichiarazioni perché venerdì c'è la partita Juventus-Napoli, io credo che non sia una cosa molto bella per il calcio italiano, come non è bella, e bisogna che diano un esempio in federazione, perché attenzione, è successo che un allenatore, nella fattispecie Mourinho, espulso, e la partita che veniva dopo era quella con la Juventus, lui è andato in campo ugualmente e praticamente è rimasto fuori nella partita successiva con la Lazio, nel derby con la Lazio. Queste qui sono cose che non devono avvenire. Poi oltretutto tenete presente che Lotito ha trovato nella partita in cui lui era fuori dal campo, l'ha trovato davanti agli spogliatoi e gli ha detto: tu che fai qui, sei squalificato. Avete sentito niente dalla federazione? No, niente. No, è vero, adesso, vero. Mi ricordo quell'episodio. Se Mourinho non verrà punito come si deve per queste dichiarazioni, allora ognuno praticamente può fare quello che vuole. Non il dovere, può fare quelle dichiarazioni, certo, per qualsiasi partita. Adesso e il calcio va nei casotti. Pulita. Ed è quello che è successo con Calciopoli praticamente. Allora, guarda, Moggi, chiarissimo, tra l'altro era la domanda che vado a fare, che volevo andare a fare al parterre inizio da Tiziano, a questo punto, no? Un Napoli che sbraita, un Napoli che dice chiaramente abbiamo perso per colpa dell'arbitro. No, hanno perso perché l'Inter è superiore. Può creare, io volevo chiedere a Zuliani se era tranquillo in ottica, poi certo. Però crea un condizionamento, oppure sono volte queste dichiarazioni a cercare di crearlo il condizionamento, la pressione all'arbitro? Ma è... sarebbe Napoli grave. Il Napoli sta dimostrando, indipendentemente dall'errore arbitrario o degli errori arbitrali, di non essere più la squadra competitiva che era l'anno scorso. Lo dimostra nei gol subiti, nelle sconfitte che ha subito in casa. Cioè, voglio dire, e quindi di conseguenza è meno competitiva rispetto all'anno scorso, indipendentemente da qualche errore arbitrale, certo, che più o meno tutte le squadre nel corso del campionato ce l'hanno, insomma, qualche svista arbitrale. No, certo, è cambiato proprio il valore. Aggrapparsi agli errori arbitrali per dire è stata penalizzata e è stata avvantaggiata quella squadra. Cioè, l'Inter in questo momento, lo dico da milanista, in questo momento è la squadra più forte del campionato. E sta legittimando le sue vittorie sul campo, però può creare, come dicevamo oggi, questo pericolo, Massimo. Poi ovviamente vengo da te, Claudio. Quale no? Pericolo? Cioè il fatto che la dirigenza si sia lamentata, non gli è piaciuto a Moggi questo lamentarsi apertamente dell'arbitro, no? Può creare pressione per la prossima partita. Ma vedi, ascolta Giovanna, se avessero detto
che noi siamo stati sfortunati perché Politano ha colpito una traversa praticamente a portiere battuto, voglio dire, anziché citare gli errori degli arbitri, che poi gli errori degli arbitri, se c'erano o non c'erano, praticamente è tutto da vedere. Però chiaramente, se mi domandate se era fallo quello di Lautaro, vi dico sì, su questo non c'è dubbio. No, certo, certo. E la Juventus, se non vado errato, adesso non mi ricordo la partita, gli è stato annullato un gol proprio per un fallo del genere. Sì, sì, però, l'aveva ricordato. Voglio, il problema di fondo è, bisogna guardare nella sostanza come è andata la partita. È vero che, praticamente ve l'ho detto prima, che le partite possono cambiare a seconda di chi va in vantaggio per primo, ma l'Inter è stata così superiore in tutte le parti del campo che non dà adito a lamentele di sorta. Cioè, possono essere stati sfortunati nelle occasioni loro, su questo non c'è dubbio. Massimo, ci stai a questa chiusa? Sì, sì, della... sì, no, ma io l'ho detto, per me l'Inter è più forte. Dico comunque, come ha detto il direttore, che le inerzie delle partite poi cambiano anche a seconda degli episodi. E poi da una parte ci può essere una squadra molto più forte, però poi dopo ci sono gli episodi che vanno contro. Io voglio ricordare quel famoso Regina Juve, dove io lavoravo per quel signore che è collegato, e quel Regina Juve vedeva in campo una squadra stra più forte dell'altra, eppure per un paio di sviste arbitrali, tra cui mi sembra un rigore non visto e un gol... No, ma scusa, Massimo, lì era una cosa diversa, perché nessuno conosceva praticamente il segnaline Cristiano Copelli, io sì, perché abita a Mantova e raccontava a tutti questo Cristiano Copelli, che nella sostanza, quando avesse arbitrato lui, la Juventus avrebbe trovato sempre dei problemi seri. E questo praticamente, voi lo guardate nelle intercettazioni e vedete con chi parla spesso e volentieri, anzi dalla mattina alla sera. Quindi io ce l'avevo più con Cristiano Copelli, che aveva fatto annullare un gol di Capo regolare alla fine della partita. No, me la ricordo. E che non aveva fatto dare un rigore all'arbitro. No. Non ce l'avevo, hanno detto tutti che io ce l'avevo con l'arbitro, io ce l'avevo con Cristiano Copelli. E guarda un po'. Che quello che è successo ultimamente, Cristiano Copelli, che io conoscevo bene anche per come portava avanti la giornata, è stato indagato per grave truffa allo Stato, per il gratta e vinci, e la finanza gli ha sequestrato 25 milioni. Quindi, se l'avessi chiuso veramente negli spogliatoi, avrei fatto un beneficio, avrei dato un beneficio allo Stato italiano anziché farlo uscire. Allora questo io ho parlato di una partita che mi ricordo, dove c'era una squadra talmente più forte dell'altra, dove poi però ha vinto l'altra, perché un paio di episodi sono andati girati. Lì. Quindi se danno il rigore al Napoli, vince ugualmente l'Inter, sei bravissima. Questo non lo possiamo dire, che l'Inter, Massimo, sia la più forte di tutto il campionato e che sicuramente a Napoli ha fatto vedere di essere più forte, lo abbiamo visto tutti, ma ci sono due ma, le partite poi si indirizzano anche a seconda di quello che succede. L'ho detto prima, se danno rigore e annullano il gol, può essere anche l'Inter vince 5-1. Però scusami, Massimo, non 2-3-1. Scusa, però a questo punto tu non sei d'accordo con Moggi. Ha fatto bene la dirigenza del Napoli a lamentarsi. Io ho detto questo, e sono d'accordo col direttore a dire che hanno sbagliato a mandare Meluso. Dov'è? Perché anch'io mi sono stupito di un direttore che sinceramente, insomma, io non hai mai visto, non ho mai visto, né sentito, eccetera eccetera, e sono passati da Giuntoli a Meluso, scusate, è come sono passati da Kim a Nathan, la stessa cosa, ok? Quindi hanno dei minus all'interno della loro squadra e all'interno della loro società. Questi minus portano un Meluso a dire: non ho mandato Mazzarri, altrimenti saremmo stati senza allenatore la prossima partita.
perché non va De Laurentiis a dire tutte queste cose? Certo, si è sempre presentato lui per fare e mettere la faccia e non l'ha messa. Vero. E io sono d'accordo col direttore. Verissimo. Nel senso che Meluso non ci chiappava niente a presentarsi dopo una partita del genere dove potenzialmente potevano dire qualcosa. Perché non è andato. Allora, però, paradossalmente hai smorzato le polemiche mandando Meluso, non andandoci tu De Laurentiis. Non hai cercato di influenzare la prossima partita. Giovanni, pubblicità. Oggi pubblicità, se no mi radiano tra poco. La designazione Orsato, mancano meno di 48 ore. Orsato, l'arbitro più titolato, anche se c'è quel precedente, no, del 2018 che ricordavamo, del presunto doppio fallo di Pjanic. Ma quel famoso, no, perché poi ogni tanto si butta sempre questa cosa, diventa come Giuliano Ronaldo e poi per 50 ormai, anni esatto, gli stessi falli esatto, Giuliano Ronaldo non li hanno mai fischiati, insomma, e la moviola è la moviola del giornale più letto d'Italia ogni volta scriveva che non era mai fallo. Però per Giuliano Ronaldo di Muntari nell'anno dello scudetto bravissima, poi Muntari a Corriere dello Sport dice che non c'entrava niente, che non hanno perso lo scudetto per quello, però quello non frega niente nessuno. Però siccome sì, no, ma va bene, stiamo su Pjanic. Il famoso secondo giallo di Pjanic, nessuno ricorda mai che il primo giallo non c'è. Non c'era, tu dici. Ma guarda, no, non io dico. Il primo giallo non c'è. Però si ricorda il secondo, nella stessa partita. A proposito di cronologia, c'è un rigore grosso come una casa non data a Matuidi, è sempre l'arbitro Orsato, la stessa partita. C'è Higuaín che si invola in porta, Skriniar va espulso, è la stessa partita. Però c'è il secondo giallo di Pjanic e viene giù il mondo. Aspetta che Crudeli su Montari voleva dire qualcosa. No, a proposito di arbitri, siccome ne conosco uno, un arbitro che arbitra tuttora, che è dichiaratamente interista. Un arbitro, come un giornalista, può anche essere tifoso di una squadra piuttosto che di un'altra? Punto interrogativo? Sì, domanda. Ma allora, sai, insomma, si nasce... Lo è sicuramente. Con una, magari con un tifo che lavora... Questo è un arbitro, Messi, è il mio amico Messi che è arbitro, si chiama Messi di cognome, è un arbitro. Viaggia, viene con la tuta dell'Inter, con il marchio dell'Inter, eccetera, è arbitro. Prescindere, io credo che Tiziano, chiunque dica di non essere tifoso di una squadra dice una cosa non vera, secondo me. Assistente... andava a vedere. Ma allora perché un giornalista si dice non sei obiettivo perché sei tifoso di questa o quella squadra? Quindi sei condizionato. Il tifo è una cosa, l'obiettività professionale è un'altra. Infatti io perché ma scusa, non è l'obiettività professionale quella del giornalista. Sì, dico, però non c'è nulla di male. Nel senso che quando viene fatta la domanda a un giornalista: ma tu sei tifoso? E il giornalista dice no, non dice una cosa vera, perché tutti da ragazzini siamo stati tifosi, poi magari la vita professionale ti può portare a dover assumere un ruolo come quello del giornalista, non nel caso un giornalista tifoso come puoi essere tu, come può essere Filippo, dichiarato, però chiunque lo è. Io ero tifosissimo dell'Inter. Ah beh, sì, no. Però non è detto, per dire, mio figlio tutti bambini, che disinteressa totalmente del calcio e dice che tifa Juve, ma così perché siamo stati tutti bambini e da bambini abbiamo tutti tifato anche Crudeli. Una squadra che fa bambini, quindi prima di sapere la nostra vita dove ci avrebbe portato. Sì, però magari non a tal punto da dirlo poi in età, cioè non tutti sono proprio tifosi che poi rimangono tifosi, però hai ragione Francesco. Dicendo una cosa che tanti, il 90% è naturale, cioè dire che uno siccome fa l'arbitro allora non ha mai tifato la squadra di calcio non è assurdo. È vero. Cioè, Orsato dichiarato di essere stato e di essere tifoso il Vicenza. Ma può essere condizionato. Perché da ragazzino andava a vedere il Vicenza, giustamente. Ma va benissimo. Però può essere condizionato, dice Tiziano, domanda. Dal fatto di tifare Milan Inter Juve, che poi sono le squadre che ti vai a dar Napoli. Certamente no, come arbitro no, perché poi la vita professionale ti porta a dover assumere un ruolo per cui devi avere quella capacità di svestire il tuo tifo, perché ecco, in quel momento devi avere quella capacità. Anni dopo, devi avere quella capacità. Ma anche il giornalista. Certo, no, deve poi casualmente era quella e non è facile. Non è facile. Mi rendo conto che può non essere facile quando poi le cose arrivano dalla pancia del cuore, ma se sei un professionista, insomma, ci vai sopra, no, con la razionalità. Ma oggi No, volevo soltanto dire anche sul VAR che non è stato chiamato Orsato, attenzione. Quando si dice che il VAR è soggettivo, si dice una cosa vera. Difficilmente un giovane al VAR Orsato in campo va contro le decisioni di Orsato, su questo non c'è dubbio. Al contrario, se Orsato va al VAR praticamente può far fischiare i rigori che l'arbitro in campo non... Queste sono cose di normale, è inutile stare lì a menarla, è soggettivo. Allora lì praticamente c'è un qualcosa che dice a chi dovrebbe chiamare l'arbitro,
magari di non chiamarlo, perché si ritiene che Orsato sia l'arbitro che non sbaglia mai. Questo è il punto. È inutile stare lì a discutere sul VAR che non sia soggettivo. È soggettivo e come? Hai ragione. L'abbiamo detto fin dall'inizio. Purtroppo. No, allora, guarda. Scusa, ma la domanda epocale è una sola, secondo me. Sono passati 7 anni di VAR. Secondo voi è migliorato o è peggiorato? Secondo Tiziano vale la pena, no? E non vale la pena. Ho fatto un'altra domanda. Migliorato. È migliorato in questi 7 anni o è peggiorato? Per me è ma si evidenziano errori che una volta non essendoci immagini rallentate rispetto ai primi anni, si giudicavano. Secondo lui è meglio. Posso dare una risposta più completa? Sì. Allora, secondo me, da alcuni punti di vista è migliorato. Vale a dire il gol non gol, il fuorigioco, la scarpetta, il tacco, la cosa, quella è un'altra cosa, quella è una regola che io, su cui io non sono d'accordo, ok? Io tornerei al fuorigioco, quello dove si vede la luce, ok? Tra i giocatori. Poi però ci sono delle situazioni che, come vediamo noi qua, senza andare al VAR, vediamo un episodio alla Moviola, noi qua, dopo che l'abbiamo strarivisto, Giovanna dice che è fallo, Tiziano dice che non è fallo, Bonfanti dice non lo so, Zuliani dice è fallo. Tutti quanti hanno un'idea diversa l'una dall'altra. Perché è soggettiva? Perché? Certo. Perché quel fallo su Osimhen, qualcuno dice fallo, qualcuno dice non è fallo? Per l'intensità. Perché secondo me anche con il VAR vai a discutere l'arbitro, sì. Vai a discutere la decisione. Prego, direttore. Massimo, ma tieni presente una cosa, non vi dico il nome, tanto lo potrete capire da soli. C'è stato un momento in cui nell'anno passato praticamente ci sono state delle cose che sembravano totalmente a favore della Juventus. Un presidente di una società di calcio ha detto che adesso prima si compravano gli arbitri, ora si compra anche il VAR. Insomma, è una cosa. E questo qui aveva raccontato all'inizio, attenzione, che il VAR finalmente avrebbe salvato il campionato, perché almeno sarebbero stati evitati tanti rigori a favore della Juventus. Dopo appena 2 o 3 mesi ha detto che si sono comprati il VAR. E allora è giusto che anche il deputato Borghi, non mi sembra si chiami così, abbia detto che la Juventus ruba da 50 anni. Però la colpa non è di Borghi, la colpa sapete di chi è? Della Juventus, perché dovrebbe querelare questo signore, praticamente dovrebbero toglierlo da dove sta, perché lui ha la responsabilità di un popolo, dell'Italia, e non deve fare queste dichiarazioni avventate su una squadra di calcio essendo tifoso di un'altra. Beh, questa è la verità. E c'è anche la dichiarazione, non so, Francesco, a proposito, no? Anche le dichiarazioni di La Russa che hanno fatto scalpore, ma no? La Russa quella battuta alla Meloni, giusto? Vabbè, lì farle diverse, e poi ci ride anche lui, e sono quelli che le fanno più con cattiveria, pensando veramente a queste cose. Queste sono, e questo deputato praticamente ha fatto un qualcosa che è impossibile concepire da parte di uno che ha la responsabilità di un governo in Italia, praticamente comandano i deputati, comanda il Parlamento, comanda il Senato, eccetera. Cui trovare uno che fa queste dichiarazioni, certo, mi sembra una cosa un po' brutta. Insomma, che si occupassero di cose, insomma, ne hanno di robe da che attengono al loro ambito. Probabilmente non si occupano di quello che si deve occupare, hanno tanto tempo libero. No, Francesco, io sul discorso del tifo dell'arbitro, è che io poi essendo donna, nasco non tifosa, quindi magari sono meno nel loop che uno debba avere la squadra del cuore. Però secondo me un conto è Orsato che da bambino, no, alle elementari e alle medie tifava una squadra, un conto è quello che va ancora con sciarpa e cappello a seguire la propria squadra. Credo che nel momento in cui intraprendi la carriera arbitrale non sia opportuno manifestare è ovvio che il tifoso che lavora in banca giustamente va allo stadio con la sciarpa e il cappello, ma ci mancherebbe altro, fa benissimo a farlo. Perché l'arbitro che Tiziano, il tuo non so manco chi sia questo, era proprio tifoso che si evinceva che lo fosse. Chi?
No, non so, l'arbitro tuo che nominavi. Ma non l'arbitro mio, è mica mio arbitro. È uno che conosco che si chiama Messi, che fa l'arbitro e che è interista con e manifesta il suo, la sua manifesta, passione. Manifesta, vedi, il suo tutta con ma dove però arbitro? Scusa, perché, dove arbitro? Scusa, arbitro in terza categoria, voglio dire. Arbitro in terza categoria, scusa. No, non abita in terza categoria, abita nelle categorie. Ma non in Serie A. Eh? Ma non in Serie A. Non in Serie A. Ah, okay. Allora, io perché capito, pensavo... ma non l'arbitro non lo è, tipo, perché il giornalista del Città di Castello in Serie B. Vabbè, ma non dovete fare però un distinguo allora perché arbitro in Serie A, allora o tutti o nessuno. No, perché il giornalista non condiziona l'esito di una partita. L'arbitro può condizionare l'esito. Però scusami, che lui sia interista, se va a arbitrare in promozione. Cioè, come fa a condizionare? Vedi che sei ignorante in materia. No, ma non ho dubbi. Cioè, infatti, per quello che mi sono messo in trasmissione per imparare. Anche da te. In promozione c'è il milanista, l'interista, lo juventino, Robe di Gene, che manifesta la propria passione, eccetera. E quindi dico, c'è il dubbio che possa essere condizionato dalla simpatia, dalla antipatia, dal manifestare Serenio a Biategrasso e l'interista a favore di questa o quella squadra. Ma allora, secondo me, certo. Anche se arbitri sorride, c'è il sorriso di sufficienza. Allora, secondo me, se fai l'arbitro a livello medio, anche medio, voglio dire, è opportuno che tu, al di là che magari arbitri in Serie B, non c'è Milan Inter. Non stiamo parlando, scusa. Una cosa. Arbitro. Entrato anche delle partite a San Siro, robe del genere. No, non è opportuno, io sono d'accordo. Ma tra chi e chi? Poi Tiziano. Non è opportuno che lo manifesti proprio tipo. Dimmi perché ridi. Ma perché non capisco? Ridi? Perché non capisco quest'arbitro che l'ha arbitrato. Non capisci che la domanda che io ho fatto a un addetto ai lavori, se che è preparato, che ha giocato a pallone, non ha mai visto il pallone. Tu hai giocato in Serie A. Ma per amore di Dio. Allora non capisci niente. Lui che ha giocato in Serie A. Se gli fai, magari prova a capire anche lui perché. Ma no, se è opportuno. In linea di massima che dietro un arbitro si nasconda un tifoso. E che questo. Domanda. Però. Allora faccio una domanda. Nucini, che è stato portato dai dirigenti di quell'Inter anche nelle banche per trovare un posto, un impiego. Secondo voi è di chi era tifoso? E non solo, ha arbitrato anche una partita, mi sembra, col Brescia. Magari ci sarà stato anche il rigore, però gli ha dato un rigore. L'Inter ha vinto 3-1 e, per carità, io non vado a sottolineare queste cose, ma dico che praticamente certe volte si può trovare, come dice Tiziano, uno che sostanzialmente ha delle tendenze che non sono quelle giuste. Io vi dico che nella sostanza... Questo può avvenire, io ripeto, Orsato non lo vedo con una tendenza del genere, però vedete anch'io, per esempio, io facevo tifo per l'Inter, però attenzione, quando si fa tifo per l'Inter, si fa tifo per un brand, e che può essere la Juventus, l'Inter, la Roma, e non si fa il tifo per gli uomini che conducono questa società. Io infatti, quando ho conosciuto gli uomini che conducevano l'Inter, hai smesso di tifare? Ho fatto niente di particolare, però mi è rimasto meno simpatica l'Inter e i dirigenti dell'Inter. Adesso che, per esempio, l'Inter è condotta saggiamente da Ausilio e da Beppe Marotta, se vince l'Inter e gioca come ha giocato a Napoli, sono contento per il calcio e quindi mi fa piacere anche che l'Inter possa vincere, perché è condotta da persone serie. E anche Massimo raccontava che da bambino, poi andiamo in pubblicità, eri simpatizzante. Io ero tifosissimo dell'Inter. Io ero tifosissimo dell'Inter, andavo a vedere. Vedi che ci troviamo bene. Andavo a vendere le bibite a San Siro. È logico che quando giocava al Milan mettevo il cappellino del Milan, perché sennò non mi compravano le cifre. Ovvio. Poi quando giocava all'Inter, però esultavo al gol dell'Inter. Poi è logico, diventi giocatore, giochi contro Zenga, Ferri, Bergomi, Klinsmann, Matteus, Rummenig, e in quel momento lì non tifi più nessuno, tifi la squadra per cui giochi, perché cerchi di. Come se meglio. Diventi arbitro, in teoria ti svesti dovrebbe essere. Poi penso proprio di sì. Ma io credo che il direttore, stando, credo, quasi 15 anni alla Juve,
sia poi diventato beh, certo, strada facendo, però attenzione, lui è stato prima al Toro, Napoli, alla Roma, al Napoli. Ragazzi, il Toro e Napoli sono due acerrime nemiche della Juve. Ho fatto sempre il tifo per la squadra dove lavoravi. Certo, giusto, certo. Giusto. Però per dire, è stato in due società. Però, Massimo, però direttore, però lei è Massimo, stato in due società che sono il Toro e il Napoli, che sono le squadre quasi storicamente le più nemiche della Juventus. E in quel momento tifava il Toro, tifava il Napoli. Dopodiché, quando è andato alla Juventus, ma lui tifava se stesso, e quindi ogni volta in cui comunque andava io, scusate, in una società tifava il proprio lavoro. Certo. Tra società e uomini che conducono la società. In questo momento l'Inter è apprezzabile perché c'ha due persone che nella sostanza sono molto serie, capiscono di calcio e hanno portato l'Inter senza tanto contante a disposizione, attenzione, hanno portato l'Inter nella posizione in cui è.